Che si tratti di un esame che dobbiamo sostenere a scuola o di un corso che stiamo studiando per lavoro o per passione. Quando prendiamo appunti, la maggior parte di noi non ha idea di come farlo in modo efficace. Qualche giorno fa stavo svuotando la mia vecchia camera da letto dopo anni e mi sono imbattuta in dozzine e dozzine di quaderni pienissimi di appunti dai tempi delle superiori e dell'università. Pagine fittissime di parole che mi hanno fatto sorridere non poco, perché mi sono resa conto che dopo oltre 8 anni di scuola, se non conto medie ed elementari, non ho mai imparato a prendere appunti, almeno fino ad ora. Spero non sia capitato solo a me di uscire da una lezione o da un seminario senza la più pallida idea di quello che avevo appena ascoltato. Il fatto è che quando studiamo qualcosa ci troviamo a scegliere tra ascoltare quello che viene detto, che è già abbastanza impegnativo di per sé, e scrivere appunti, sperando di non perderci pezzi importanti. Bloccati tra le due opzioni e per paura di perderci qualcosa, decidiamo di tagliare la testa al toro e di riscrivere tutto passivamente, con il risultato che ci concentriamo solo superficialmente sulle parole che vengono dette e quindi poi, a distanza di tempo, impiegheremo molto più tempo per dare alle note un senso complessivo e per impararle realmente. Quando andavo a lezione, accanto a me si sedeva sempre un ragazzo che sembrava un piccolo genio, capello riccio ribelle, occhiali spessi, e lui riusciva ad organizzare le note in diagrammi perfetti mentre ascoltava la lezione, in contemporanea, creando frecce e connessioni chiare ed essenziali. Tanto che prima di ogni esame c'era la fila per stamparsi i suoi appunti e io ero sempre in prima linea. L'ho sempre osservato con un pizzico di invidia, pensando che doveva avere una marcia in più che a me mancava. Solo a distanza di molti anni, quando dopo una lunga pausa dai libri mi sono riappassionata allo studio di alcune materie, un po' per lavoro e un po' per hobby, ho cominciato a testare diversi modi per ricordare i concetti chiave. E in particolar modo, grazie a un metodo chiamato metodo Cornell, per prendere appunti, ho scoperto che la marcia in più ce l'avevo anch'io, semplicemente non l'avevo mai inserita. Cos'è il metodo Cornell? Molto felice che tu me l'abbia chiesto. Funziona così: prendi una pagina, un foglio, e dividilo in tre parti, come vedi nell'immagine in questo video. La parte centrale sarà dedicata alle note, che specificheremo tra un secondo. La colonna di sinistra sarà per le idee chiave e lo spazio in fondo alla pagina per un riassunto che sarà fatto dopo la rielaborazione delle informazioni scritte. Nello spazio per le note puoi scrivere definizioni di concetti, formule, esempi che vengono fatti, fatti accaduti, ricerche, dettagli particolari che vengono menzionati e curiosità. Le idee chiave sono invece le idee principali, proprio espresse con una o due parole chiavi, che sono i concetti chiave che stai approfondendo. In questa colonna puoi aggiungere anche domande che ti vengono in mente su qualcosa che vuoi approfondire o che non è chiaro. Questo approccio non solo aiuta ad organizzare le informazioni essenziali on the go, mentre stiamo ascoltando, in maniera abbastanza esaustiva, ma lo fa attraverso un apprendimento attivo. Cosa significa? Che invece che concentrarci superficialmente sulle parole che vengono dette, con questo metodo è un po' come se le stessimo reinsegnando a noi stessi, tanto che nello spazio dedicato al riassunto finale l'idea è proprio quella di rispondere a questa domanda: come spiegherei in una frase quello che ho imparato oggi se dovessi spiegarlo a qualcuno che è del tutto nuovo sull'argomento? Ora, puoi usare questo sistema a scuola, ma anche al lavoro, per meeting, per riunioni, se stai ascoltando un audio libro, seminari. Personalmente lo uso soprattutto per riassumere i libri che ascolto o anche che leggo, così da poterli riguardare in un attimo quando ne ho bisogno. Ma ho parlato abbastanza, pronto per la parte più bella del video? Ottimo, perché comincia qui sotto, in questo preciso istante. Che cosa stai imparando in questo periodo o a che cosa stai lavorando di nuovo per cui l'approccio Cornell potrebbe rivelarsi utile e prezioso? Condividilo tra i commenti oppure fammi sapere semplicemente se questo video ti è piaciuto con un cuoricino. È l'unico modo che ho per capire se sono sulla strada giusta e se queste tematiche ti sono preziose. Non essere timido, ti aspetto qui sotto i commenti. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.